One Podcast. La storia che sto per raccontarvi oggi, amici, è una ferita ancora aperta. Un caso archiviato come suicidio, ma che ancora, a distanza di 29 anni, resta pieno di domande senza una risposta. Un mistero che la famiglia sta provando tenacemente a risolvere, lottando per avere giustizia e una nuova verità. Questa è la storia di Manuela Murgia. Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. Manuela Murgia nasce il 24 agosto del 1978 a Monserrato, una piccola cittadina di circa 20.000 abitanti, non lontana da Cagliari, in Sardegna. Nel 1994, però, quando la ragazza ha 16 anni, la famiglia si trasferisce nel capoluogo sardo, sia per facilitare la presenza scolastica dei figli in città, sia per avvicinare la famiglia alla nonna materna, che risiede proprio a Cagliari. Quella Murgia è una famiglia numerosa e Manuela ha un fratello più grande e due sorelle più piccole, Anna ed Elisabetta. Il padre fa il camionista e si assenta spesso da casa, mentre la madre alterna alcuni lavoretti con il suo impegno nella gestione della casa e nella cura dei figli. Abbiamo avuto la fortuna di intervistare la sorella Elisabetta, più piccola di Manuela di soli 2 anni, per farci raccontare da lei com'era Manuela Murgia. Allora, Manuela era una ragazzina di 16 anni, una ragazzina timida, riservata, introversa, però in cerca di amicizie. Quindi lei, nonostante la sua timidezza, era una ragazza che faceva facilmente amicizia e nel momento in cui entrava, insomma, nelle grazie delle ragazzine, insomma dei ragazzini del quartiere, si affezionava profondamente, non era mai restia a frequentarli, a conoscerli, dubitosa, lei dava fiducia a tutti. Una ragazza molto dolce, molto, molto empatica, molto materna, una ragazza che si impegnava anche a casa, dare una mano alla mamma, a noi fratelli, era una ragazza dolcissima anche con i nonni, con tutti. Una ragazza, io dico sempre di altri tempi, la descrivo sempre così, molto difficile oggi trovare una ragazzina con tutte queste caratteristiche, tutte insieme intendo. Manuela, insomma, è un'adolescente timida, educata, per bene. Sta crescendo, ma è già una ragazza molto bella, è alta 1,65 m, ha capelli neri e ricci e 2 luminosi occhi verdi. La famiglia Murgia poi è una famiglia molto unita e il rapporto tra le 3 sorelle è molto stretto. Soprattutto quello tra Manuela ed Elisabetta, più piccola di lei di soli 2 anni, come detto prima. Il loro è un rapporto davvero profondo. Le due, oltre ad essere sorelle, infatti, sono amiche per la pelle. Il trasferimento a Cagliari però non è così semplice. Cambiare abitudini, città, scuola, in un momento delicato come quello dell'adolescenza, si rivela più difficile del previsto per Manuela. La giovane frequenta la 3ª media all'istituto Ciusa, che si trova a circa 200 metri da casa, ma qui non si trova bene e a seguito di un colloquio con il preside e i genitori, la ragazza nel novembre del 1994 decide di interrompere momentaneamente gli studi, con il proposito di riprenderli il settembre successivo con la scuola serale, così da ottenere la licenza media e, allo stesso tempo, iniziare una scuola di avviamento alla professione per parrucchieri. La sua vita, quindi, dal novembre del 1994, cambia drasticamente. Nuova città, nuove abitudini, nuove amicizie e, soprattutto, Manuela non va più a scuola, ma rimane a casa ad aiutare la madre nelle faccende domestiche e si occupa anche delle sorelline più piccole.
La sua è una vita molto abitudinaria, conosce poche persone nel quartiere, frequenta l'oratorio e quando esce deve comunque tornare a casa entro le 20:30. Anche perché la famiglia non si è trasferita in un quartiere qualsiasi di Cagliari, ma a Ismirionis, un quartiere molto particolare, una zona della città tristemente nota per l'alto livello di criminalità. A questo proposito abbiamo intervistato Luca Neri, giornalista dell'Unione Sarda, per raccontarci com'era la Cagliari di quel periodo e soprattutto il quartiere dove si era trasferita la famiglia. Quello era un quartiere difficile come lo è adesso, e quindi se dobbiamo parlare magari di quel quartiere, ha avuto dei momenti storici in cui sicuramente è stato legato a una tradizione negativa. A Ismirionis è diventata conosciuta la banda di Ismirionis, che era una banda criminale che insomma imperversava in quella zona. Sicuramente un contesto diverso da quello attuale, dove comunque resta una microcriminalità legata magari al traffico di droga, qualcosa di questo tipo. Forse a quel tempo le cose erano diverse. Ismirionis, insomma, non è un quartiere facile. Pensate, amici, che nel 1995 conta circa 20.000 abitanti, con una percentuale del 28% di disoccupati e il numero record regionale di malati di AIDS in fase terminale. I genitori di Manuela, però, conoscendo la difficile situazione del quartiere, sono molto attenti sotto questo punto di vista, cercando di proteggerla dalle amicizie pericolose e informandosi sulle sue frequentazioni. In particolare, Manuela, durante l'ultimo autunno della sua vita, stringe una forte amicizia con una ragazza, dilatando molto le altre frequentazioni. Anche perché nel frattempo si è fidanzata con un ragazzo più grande di lei di 8 anni. Manuela è una sognatrice, un idealista, sogna l'amore come quello delle favole, vorrebbe sposarsi, costruire una famiglia, ma le cose con il fidanzato non vanno come sperato e nel gennaio del 1995 i due si separano. È un brutto colpo per la ragazza. Tutti i suoi sogni e le sue convinzioni sull'amore eterno e sul principe azzurro non hanno retto alla prova di questa relazione finita male. Manuela poi, dopo questa rottura, inizia a cambiare. Smette di frequentare i ragazzi, chiamiamoli così, del muretto sotto casa e si sposta, sempre nel quartiere, ma in un'altra piazzetta lì vicino. Nulla di troppo preoccupante, però si vede che inizia a crescere in lei una sorta di inquietudine, una certa preoccupazione per qualcosa. Ed è la madre, infatti, che sentendola allontanarsi un po' dal suo controllo è la prima ad allarmarsi. Ma non è solo la madre a notare un cambiamento nella figlia. Anche Elisabetta, la sorella più piccola, si accorge che qualcosa, soprattutto dal mese di gennaio del 1995, inizia a cambiare in Manuela, e non in meglio. Il suo sorriso, una volta così radioso, sembra spegnersi sotto una nube di preoccupazioni. Ce lo ha raccontato la stessa Elisabetta. Sì, Manuela di base è sempre stata, come ho già detto, una ragazza espansiva, dolce, allegra, sorridente e ultimamente, parlo, ripeto, sempre dell'ultimo periodo, l'ultimo mese / 20 giorni della sua vita, lei inizia a diventare una ragazza più cupa, più chiusa, più triste, più pensierosa. Sì, nell'ultimo periodo, 2 settimane prima di morire, lei ha interrotto anche questa relazione con questo fidanzato, quindi io potevo anche ricondurre questa sua tristezza a questo evento. Questa era la sua prima storia, lei non aveva mai avuto storie prima, era una storia che lei aveva tanto idealizzato, il principe azzurro, finalmente, il fidanzato, lei ci aveva tanto ricamato intorno a questa storia e quindi era arrivata una delusione. Delusione dell'amore di per sé, non solo della persona, ma anche dell'amore, quello che lei tanto aveva sognato, non era come aveva sperato fosse. Però io avevo pensato questo, però se inizio a pensare a tutti gli eventi dell'ultimo periodo, capisco che la sua tristezza, la sua, tra virgolette, disperazione era dovuta anche a degli eventi che stavano accadendo intorno a lei, che purtroppo io comunque da ragazzina tredicenne non
cioè, non percepivo come pericolo assoluto. Devo dire che io avevo anche la tendenza di proteggerla molto, quindi se avessi voluto avrei detto tutto a mia madre e a mio padre, e invece tendevo a proteggerla perché comunque sia non volevo che lei fosse sgridata piuttosto che rimproverata. La sorella, insomma, si accorge che qualcosa non va, e seppure in un primo momento pensi che la tristezza e la preoccupazione di Manuela dipendano dalla rottura con il fidanzato, non ci mette molto a rendersi conto che sotto forse c'è qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa che nonostante i suoi sforzi non riesce ancora a comprendere. Nelle settimane precedenti alla sua morte, insomma, Manuela è cambiata, è preoccupata da qualcosa, e non si tratta soltanto di sensazioni da parte di chi la conosce meglio, perché iniziano anche ad accadere delle cose strane. Le più inquietanti sono le telefonate a casa, strane telefonate che coincidono perfettamente con le uscite da casa dei genitori di Manuela e a cui risponde sempre proprio la ragazza. La cosa strana, però, è che la voce dall'altro lato dell'apparecchio è quella di un uomo adulto e non di un coetaneo di Manuela. Qualcuno che Manuela conosce e con cui intrattiene in qualche modo un rapporto. Lei lo ascolta, poi riattacca e ogni volta si rattrista e si mette a piangere disperata. La sorella Elisabetta, che assiste ad una di queste chiamate, prova a capire, a chiedere. Ma Manuela non le risponde e non le dà spiegazioni. Poi una volta succede una cosa ancora più strana. Ma sentiamo ancora Elisabetta Murgia. E quella volta era una voce, non era più maschile ma era femminile. E lì lei iniziò a piangere proprio durante la telefonata, ma si era proprio disperata. E alle richieste delucidazioni di cosa stesse accadendo, lei rispose che non voleva parlarne. E tante altre situazioni, come ad esempio non solo le chiamate, ma il fatto che lei rientrava a casa, usciva serena e rientrava a casa disperata, come se in quel momento lei incontrasse qualcuno e chissà cosa accadeva, se la minacciava, se la irretiva. E lei rientrava disperata a piangere, così come quel giovedì prima della sua morte, in cui io l'attendevo, perché accadeva così, io restavo sempre in quel famoso muretto, io non mi spostavo mai da là e attendevo lei che tornava dai suoi giri. Quel giorno lei rientrò, mi chiese le chiavi, le dissi ma ti prego Manu riportamele perché non voglio disturbare papà che è rientrato stanco, e lei non riscese a portarmi le chiavi. A quel punto rientrai, mio padre mi aprì la porta e mi disse corri in camera che Manuela è disperata. Io la raggiunsi subito e andai nel suo lettino. Lei era piegata dal pianto, aveva la testa sotto il cuscino, ma era un pianto proprio disperato, non era un pianto qualsiasi. E io lì mi soffermai a chiederle, ma ti prego Manuela, dimmi cosa ti sta accadendo, vuoi raccontarmelo? E lei mi disse queste frasi che io ancora dopo tanti anni ricordo. Guarda, mi disse, è meglio che non ti dico nulla. Manuela, insomma, ha conosciuto qualcuno di più grande, di cui però nessuno sa nulla. Chi è quest'uomo? E soprattutto, chi è la donna che ha chiamato a casa, facendo piangere in maniera disperata la ragazza durante il loro dialogo telefonico? Chi aveva conosciuto Manuela in quel periodo? Sono persone che in qualche modo la stavano minacciando? Aveva scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto? Oppure magari aveva iniziato una relazione con qualcuno, magari si era innamorata di un uomo sposato, cosa questa che spiegherebbe la chiamata di una misteriosa moglie gelosa. Abbiamo provato a chiedere alla sorella Elisabetta che cosa ne pensa al riguardo. Io credo che erano persone che lei stava frequentando. Non io, leggendo gli articoli del giornale dell'epoca, tutte le persone che sono state intervistate dicevano ma Manuela non usciva, ma Manuela aveva pochi amici, ma Manuela aveva poco tempo a disposizione. Allora io mi chiedo, da dove sono saltate queste persone che facevano queste telefonate? In quel poco tempo, pochissimo, quindi 1-2 ore di uscita, lei quali conoscenze ha fatto?
con chi le ha fatte, perché lei non usciva da sola, e quindi con chi le ha fatte. E quindi è da cercarlo nel range di quelle amicizie, queste persone. Poi bisogna capire se queste persone l'hanno messa in contatto con altre persone, ma voglio dire, non è mai uscita da sola, quindi non sono persone che le incontrava in un momento in cui si trovava completamente sola. E che idea mi sono fatta? Mi sono fatta l'idea di persone leggermente più grandi di lei, di persone che l'hanno minacciata perché lei o ha visto o ha assistito a qualcosa. Manuela non ha avuto, ecco perché poi molte volte mi chiedono, a lei ha avuto un'altra storia? No, non ha avuto nessun'altra storia. In 10 giorni, 15 giorni, lei non ha conosciuto nessun altro ragazzo, perché sennò io ne sarei venuta a conoscenza. La sorella, insomma, è sicura che non possa trattarsi di una relazione clandestina o di un altro uomo, anche perché Manuela si era lasciata con il fidanzato soltanto a gennaio e queste telefonate avvengono subito dopo. Un lasso di tempo in cui, secondo la sorella, è impossibile che Manuela si fosse innamorata di qualcun altro. Dopotutto, lei era la sua confidente, la sua amica, lo avrebbe sicuramente saputo. E allora chi aveva incontrato? Era entrata in qualche brutto giro di cui però nessuno sa niente? Tutte domande a cui purtroppo, a distanza di 29 anni, non sappiamo ancora rispondere. Il mese di gennaio passa, ma l'umore di Manuela non migliora. E anche se la sorella e la madre cercano di capire, di indagare il perché di quel repentino cambio nella ragazza, lei non racconta nulla, non spiega cosa le sia successo nell'ultimo periodo. Il tempo scorre e arriva la tragica data del 4 febbraio 1995, il giorno della scomparsa di Manuela. Il 4 febbraio 1995 è un sabato come tutti gli altri e nulla farebbe presagire qualcosa di diverso rispetto al solito. Fuori fa freddo, è una giornata molto umida. Al mattino, appena sveglie, come di consueto, Manuela ed Elisabetta fanno colazione e la sorella maggiore sembra sempre lei, non appare più preoccupata o strana del solito. Sembra insomma una mattina come tante. Il fratello va a lavoro, le sorelle Elisabetta e Anna vanno a scuola, mentre Manuela, come sempre, rimane a casa, anche perché la madre, nel frattempo, è andata a lavoro. Soltanto il padre quella mattina rimane a casa insieme alla figlia. Il sabato poi la madre di Manuela si occupa anche di una loro cuginetta affetta da sindrome di Down che porta con sé a lavoro. Quel giorno però questa cugina non vuole rimanere con la zia, così questa la riporta a casa dove si trova proprio Manuela, a cui la ragazza è molto affezionata. E qui iniziano le prime cose strane, perché la madre, rientrando, trova la casa completamente in disordine e soprattutto, guardando in camera di Manuela, si accorge che questa sta nascondendo delle cose sotto le lenzuola. La madre, già inquieta per gli strani comportamenti della figlia nell'ultimo periodo, le chiede spiegazioni, ma Manuela non risponde. Così è lei stessa a sollevare le lenzuola e a trovare là sotto, nascosti, gli indumenti di Manuela, scarpe e biancheria compresa. La madre a quel punto si infuria perché capisce in maniera chiara e netta che la figlia le sta nascondendo qualcosa e la sprona a raccontarle che cosa le stia succedendo. Anche perché quei vestiti erano già stati usati da Manuela. La ragazza quella mattina era già uscita e aveva nascosto in fretta e furia gli abiti che aveva indossato per non far scoprire la sua segreta uscita da sola. La madre, preoccupata e arrabbiata, le dà un ultimatum dicendole che sarebbe tornata a lavoro ma che al suo rientro avrebbe voluto sapere e capire che cosa la figlia le stesse nascondendo. La madre quindi torna a lavoro e lascia la cuginetta a Manuela, mentre il padre va in bagno a farsi la doccia. Sono pochi i minuti in cui il padre rimane in bagno, ma quando esce trova ad aspettarlo una sorpresa che non immaginava. La figlia non c'è. Manuela non è più a casa e, cosa ben più strana, ha lasciato incustodita la cuginetta tutta da sola. Sul tavolo della cucina poi c'è il cordless, evidentemente utilizzato da poco,
il rossetto della ragazza, la sua matita delle labbra, il suo profumo e il suo beauty case, ma di Manuela nessuna traccia. Il padre però non si allarma subito troppo. Pensa che la figlia possa essere andata o a scuola a prendere Anna, che quella mattina non si sentiva tanto bene, o che magari poteva essere andata da qualche amica. Insomma, non vede motivi per preoccuparsi più di tanto. Alle 13:15 però rientra la madre e la sua reazione invece è profondamente diversa da quella del padre. Crolla subito perché lei sente che Manuela nell'ultimo periodo le stava appunto nascondendo qualcosa. Nel cuore sente l'angoscia di una madre che sente la figlia allontanarsi e non riesce a capirne il perché. A quel punto la famiglia inizia subito a cercare la ragazza. Vanno dai parenti, dagli amici, dall'ex fidanzato, all'oratorio, in chiesa, dai nonni. Vanno insomma in tutti i posti in cui, per le loro conoscenze, Manuela potrebbe trovarsi. Nessuno però quel giorno ha visto la ragazza. La giornata prosegue così, con le ricerche che di ora in ora, di minuto in minuto, si fanno sempre più convulse e in cui, dopo ogni tentativo non andato a buon fine, l'angoscia e la preoccupazione per il destino della ragazza aumentano. Nel tardo pomeriggio, dopo averle provate tutte, i familiari contattano le forze dell'ordine per denunciare la scomparsa della ragazza. È la sera del 4 febbraio e nonostante i tentativi delle autorità che cercano di tranquillizzare la famiglia, Manuela ancora non si vede. Domenica 5 febbraio alle ore 12 però succede qualcosa. Qualcosa che soltanto fino a poche settimane prima sarebbe sembrato semplicemente impossibile a chiunque conoscesse Manuela. Al centralino del 113 arriva una telefonata da parte di un uomo, che non verrà mai identificato, che dice questa frase: andate nella gola di Tuvigeddu, entrando da via Vittorio Veneto, c'è una ragazza a terra, forse è morta. Quella ragazza è Manuela Murgia. A me mi prelevarono la sera da casa, però non mi dissero subito che era morta, mi portarono in questura per dirmi che, come per dirmi che c'era, io ero convinta che stessi andando a rivederla. E non vedevo l'ora, tanto che nel tragitto verso la questura dicevo: ma guarda Manu, ma l'hai combinata grossa questa volta. Stavo già pensando a tutte le risate che ci saremmo fatte e invece quando sono arrivata lì scopro che Manuela era morta. E lì la dirigente iniziò praticamente, prima mi disse tua sorella è morta, iniziò ad urlare parla, 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 senza neanche avere il tempo di capire che lei non c'era più. E però in quel momento io vedevo solo nero, non mi ricordavo niente, nulla. Questa è stata la mia reazione. Prima di avere i ricordi ci sono voluti anni, perché non ricordavo niente, quindi non sono potuta essere di grande aiuto per loro. Forse non mi hanno neanche capita subito, perché inizialmente pensavano come se stessi nascondendo qualcosa, come se sapessi qualcosa, invece no. Scusa. Invece no, però piano piano, attraverso magari studiando anche psicologia, ho capito che è stato il lutto e ho ricordato. La stessa cosa è stato molto difficile sia per mio fratello, che comunque è un lutto non elaborato, e per mia sorella. I carabinieri trovano il corpo nel canyon di Tuvigeddu, domenica 5 febbraio 1995. È uno shock non solo per la famiglia, ma per tutti quelli che conoscevano Manuela come una ragazza timida, che usciva poco la sera, che non conosceva tante persone in città. Cosa può esserle successo? Per parlarne dobbiamo per forza partire descrivendo proprio il luogo del ritrovamento di Manuela, perché il canyon di Tuvigeddu non è un posto qualsiasi. Per sapere qualcosa in più su questo strano luogo abbiamo intervistato Marcello Polastri, speleologo e giornalista. L'area cagliaritana di Tuvigeddu, del cosiddetto colle di Tuvigeddu, che si eleva ad oltre 120 metri sul livello del mare, è una zona
allo stato attuale turistica per quanto riguarda la necropoli, ma fin da quando io ero poco più che bambino era una zona pressoché abbandonata, un po' alla mercé di tutti, di scaricatori abusivi di rifiuti, purtroppo vi erano anche delle donne tra virgolette di malcostume, vale a dire delle prostitute, dei tombaroli e poi dei ragazzi che si facevano la guerra, giocavano a farsi, o meglio a darsi battaglia. E nel caso specifico del Canyon di Tuvijedu, il luogo dove la giovanissima sedicenne Manuela Murgia, che morì il 5 febbraio del 1995, secondo quello che hanno detto gli inquirenti e i giornalisti, è un caso che riguarda il Canyon di Tuvijedu, una grande profonda cava, lunga circa un chilometro, con la forma del Grand Canyon, quello dell'America, in dimensione molto molto più ridotta, e con delle pareti che sono profonde nel punto massimo più profondo, addirittura una quarantina di metri. Il fondo del canyon è attraversato da una strada, una cosiddetta strada camionabile, che veniva utilizzata e fu realizzata nel 1950 dagli operai della ex Italcementi, la più grande fabbrica industria del cemento italiano, che acquistò l'area da delle preesistenti proprietà, vale a dire da una famiglia, in questo caso specifico la famiglia Mulas Mameli. Noi ci siamo stati, amici. È proprio quello, infatti, il luogo in cui la famiglia di Manuela Murgia ha deciso di farsi intervistare e abbiamo visto coi nostri occhi il Canyon di Tuvijedu. Si tratta di una grande area archeologica in tufo, al cui interno si trova un vasto e grande canyon artificiale. Quindi dovete immaginarvi come se fosse una gola tra le montagne, una strada lunga qualche chilometro che scorre come un fiume tra due ripidi pendii. Pendii che raggiungono però anche i 40 metri d'altezza, quindi l'altezza di un palazzo di almeno 10 piani. Insomma, quello che appare alla vista è un vero e proprio canyon. Un luogo strano, soprattutto perché, se adesso è diventato una meta turistica dopo la scoperta di alcune tombe scavate nella pietra, all'epoca dei fatti si trattava soltanto di una vasta area della città, recintata ma praticamente abbandonata. È stato creato artificialmente in origine per ricavare il cemento utile per la ricostruzione post bellica della città, ma nel 1995 era diventato ormai soltanto un luogo adatto alle coppiette per appartarsi o un rifugio di tossicodipendenti e disperati. Una zona poco illuminata, non sicura e sicuramente con una pessima fama. Allora perché mai Manuela sarebbe dovuta andare laggiù? Considerando anche un'eventuale volontà suicidaria da parte della ragazza, quel posto appare comunque strano per moltissimi motivi su cui torneremo, ma in primis perché a Cagliari, purtroppo, esisteva già un posto tristemente noto per la grande quantità di suicidi, il cosiddetto Bastione, da cui moltissime persone si lanciavano nel vuoto. Allora, com'è possibile che una ragazzina di 16 anni, appena arrivata in città, scelga un posto così poco conosciuto e così malfamato per andare ad uccidersi? Ma andiamo con calma, torniamo a quel 5 febbraio 1995. Sì, perché le forze dell'ordine, in attesa di ulteriori esami sul corpo della ragazza, appaiono da subito convinte che la causa della morte sia un omicidio compiuto da un ancora ignoto assassino. Ecco un estratto da L'Unione Sarda, noto giornale di Cagliari, datato 6 febbraio, quindi il giorno dopo la scoperta del corpo. Giallo in città, il corpo di una sedicenne, Manuela Murgia, è stato trovato ieri pomeriggio in una zona abbandonata di Tuvijedu, proprio nel canyon alle porte della necropoli. Nessun segno di violenza, se non un'ecchimosi in un'arcata sopraccigliare e un rivolo di sangue sul naso. Vittima di un omicidio, sospettano gli inquirenti, ormai con certezza matematica. Inquirenti, media, persone comuni, tutti pensano ad un omicidio ancora senza un colpevole, ma comunque un delitto. Poi accade qualcosa. Più passano i giorni e più si fa strada l'ipotesi di una caduta accidentale della ragazza o addirittura di un suicidio. Ipotesi che, da improbabile, diventa l'unica possibile secondo le forze dell'ordine.
Ecco un estratto da L'Unione Sarda dell'11 febbraio 1995, quindi soltanto 6 giorni dopo il ritrovamento del corpo. La polizia non ha più dubbi. Manuela si è uccisa. Accantonata la pista dell'omicidio, la squadra mobile crede poco anche all'ipotesi della disgrazia. Dopo 6 giorni di indagini, quindi, il mistero di Tuvijeddu sarebbe risolto. In questi giorni abbiamo ricostruito la vita di Manuela, ha spiegato ieri mattina il capo della mobile Maria Rosaria Maiorino, i suoi rapporti con la famiglia e con i pochi amici che aveva. Così ha sempre più preso piede l'ipotesi del suicidio, o tutt'al più della disgrazia. Ma perché questo cambio repentino nella direzione delle indagini? Cos'è successo in soli 6 giorni? Ecco Luca Neri, giornalista proprio dell'Unione Sarda. Allora, l'Unione Sarda, che poi insomma, il quotidiano del gruppo editoriale per cui lavoro, nei primissimi giorni parlò di omicidio, senza alcun margine di dubbio. Ricordo il titolo dell'Unione Sarda il giorno dopo, che diceva la mano di un killer su Emanuela. Si parlava quindi di un omicidio, le cose erano diverse. Guardando poi i giornali si passa in modo molto rapido dall'analisi di un omicidio a quello che poteva essere magari una tragedia, un fatto, un'accaduta, qualcosa di accidentale, qualcosa di questo tipo, sino ad arrivare al suicidio nel giro di 5 giorni, quindi in modo molto rapido. Però quello che colpisce era stata forse anche l'analisi che la stampa aveva dato al contesto familiare di Manuela, e quindi un titolo, lo stesso che colpisce, riguarda, lei è stata definita la Cenerentola di periferia, e la stessa famiglia di Manuela smentisce, dice non era assolutamente così. Se c'è un momento in cui Manuela è diventata una Cenerentola, è stata quello della morte, quando è morta. Poi lì magari la storia di Manuela ha dei connotati tragici, però prima di quel giorno tutto era meno che una Cenerentola. Quindi un po' c'era stato questo ritratto della ragazza, come magari una ragazza costretta a stare in casa, a cui era stato un po' privato il futuro, cosa che invece, sentendo parlare la famiglia, non corrisponde in realtà. Nonostante quindi il parere degli inquirenti, chi Manuela la conosce bene non riesce proprio a capacitarsi di un gesto simile. Questo è un estratto di una puntata di Chi l'ha visto, proprio del 1995. A parlare, un amico della ragazza. Manuela, io l'ho vista venerdì sera, come l'hanno vista tutti gli altri amici. Ed era una... stavo ridendo, giocavo. Non ci credo, basta. Delitti invisibili. I crimini della porta accanto, di Elisa De Marco. Scritto con Ettore Mengozzi. Montaggio, Paolo Invernizzi. Musiche, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.